Bentornati e bentornati a Caffè Blu, amici e amiche di RBE, Dino Tron con noi per lo speciale Uvernado 2022. Dino, ben arrivato. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a chi ci guarda. Grazie per essere qui con noi, Dino, grazie per averci accompagnato come un jingle, come una sigla nella diretta di RBE per Uvernado 2022. È suonato l'organetto gentilmente concesso da Luca dei Lu Pitacas. Che cosa hai suonato in particolare? Ho suonato due currenti della Valchisone. Se dobbiamo dire due parole sulla corrente, veramente l'essenza della festa nelle valli occitane, la troviamo declinata in Val Chisone, in Val Germanasca, in Valle Varaita, in Valle Po, in Valle Vermenagna, ed è un ballo che veramente è celebrare la festa, è veramente il filo rouge, il filo rosso che collega tutte le vallate. Come si trasmettevano le correnti da una vallata all'altra, insomma, in un'epoca in cui internet ovviamente non c'erano i dischi, non c'era nulla? Allora, i suonatori una volta erano molto più stanziali, diciamo, suonavano, lavoravano soprattutto nella loro valle, ed è proprio per quello che noi troviamo forme diverse, anche con melodie con caratteristiche diverse. Val Chisone e Val Germanasca costituivano, se vogliamo, un tutt'uno sotto questo aspetto. Val Varaita aveva degli aspetti diversi, la Valle Vermenagna, pur essendo dall'altra parte delle valli occitane, nella parte meridionale, ha molti tratti di congiunzione con quelle che sono le musiche della Val Chisone, delle parti nord. Dino Tron, musicista, ovviamente la musica la insegni, l'ascolti, insomma la pratici, e questo è solo uno degli strumenti che suoni, cornamuse, ricordo. Cornamuse, Ghironda no. Mi avvicinerò prima o poi, ma ci sto pensando, ma non ancora. So di non sapere, insomma, pian okay, pianino so di non sapere. Ci sarà anche quello. Siamo qui insieme non solo per appunto la puntata di RBE e per presentare il tuo lavoro, Dino, ma soprattutto per l'appuntamento di domenica. Ludalfin, 40 anni, abbiamo avuto modo di parlare con Sergio Berardo qualche giorno fa per ricordare l'appuntamento di quel concerto di Caraglio, appunto di 40 anni fa. 40 anni di Ludalfin, un messaggio che vuole essere sempre nuovo, sempre fresco, e la capacità di voler esplorare nuove strade in questa tradizione che stiamo raccontando anche con te, Dino. Sì, Ludalfin parte nel 1982 con una formazione abbastanza in linea su quelli che erano i canoni del folk revival dell'epoca, una strumentazione acustica, organetto, ghironda, plettri, flauti, e un repertorio molto legato a quello che arrivava dalla tradizione delle valli. Il gruppo si addormenta per qualche anno nell'85-86, rinasce nel 90. Nel 90, della formazione che è ripartita nel 90, Sergio, naturalmente, poi ci siamo io, il batterista, anche poi molti altri musicisti che hanno collaborato. Ognuno ha lasciato il suo segno, ha messo la sua piastrellina, no, in questo bello mosaico, che questo è stato lungo, questo lungo, lungo percorso che è durato 40 anni. Di Ludalfin. Ecco, e celebreremo questa militanza, insomma, nella cultura occitana, nel saper trasformare il messaggio della cultura della musica occitana nell'appuntamento di domenica con la festa dell'Udalfin, il galà dell'Udalfin all'Ala di Ferro, l'appuntamento di domenica a partire dalle 14 per una vera e propria festa che coinvolgerà anche altri artisti in questo luogo al coperto, al riparo, quindi non dovrebbero esserci problemi di meteo, si può ballare, cantare. E cosa potremo vivere? Potremo vivere, secondo me, un momento, speriamo, un momento molto bello, perché Ludalfin ha sempre avuto la caratteristica di essere un laboratorio, no? una macchina da concerti, ma soprattutto un laboratorio aperto alle contaminazioni, aperto all'accoglienza. Ecco, questa è una cosa che ci piace molto di musicisti, anche perché al di sotto della nostra, oltre alla nostra attività musicale propriamente concertistica, c'è una grossa attività didattica, quindi cercare di insegnare, di trasmettere questi strumenti, questa tradizione a tutti, soprattutto ai ragazzi, ma comunque a certo, tutti coloro che vogliono avvicinarsi. E quindi come abbiamo detto, raccolto e molti
molti musicisti sono saliti su questo treno, no? Su questo nel corso degli anni, e una buona parte saranno lì con noi a, a fare qualche pezzo. Ci sarà tra l'altro insieme a Ludalfine anche Madaschi, quindi il Gran Baldam, insomma tante declinazioni differenti di questo mondo, di questa musica occitana che sa rinnovarsi ogni volta e che sarà al centro appunto dell'appuntamento della serata, del festival, in realtà della festa Ludalfine, che dal pomeriggio appunto di domenica si svolgerà all'Ala di Ferro di Saluzzo. Ma Uvernada inizia proprio oggi pomeriggio alle 18 con i stage di danza, e tra poco presenteremo con la sua insegnante, con Daniela Mandrille, che sarà con noi. Ringraziamo Dino Tron. Dino, io ti auguro tanta bella musica e tanta voglia di continuare a esplorare questo mondo meraviglioso. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. A presto, ciao. Grazie Luca, merci bien, come si dice da noi.